Erano con noi questo lunghissimo pranzo e quindi sono fortunatamente di nuovo qua. Questo pomeriggio la professoressa Maria Beatrice Toro, che è docente di psicologia a Roma, alla Libera Università Maria Santissima Assunta, l'UMSA, ci introdurrà al tema del male che come appunto già stamattina ha detto Don Silvio, si incrocia molto con quelle che sono le tematiche più profonde della psicologia della psicoterapia, in quanto va proprio a toccare la profondità psicoumana. Quindi lascio subito la parola alla professoressa Toro e quindi buon pomeriggio a tutti e Grazie, che bella presentazione. Vi ringrazio di cuore, sono veramente felice di essere qui. Sono riuscita anche a ascoltare questa mattina una parte dell'intervento di Don Silvio che mi ha veramente era, come dire, molto interessata e fatto riflettere ulteriormente rispetto a quello che volevo dirvi oggi. Il discorso che vi propongo è abbastanza complesso, perché è vero che in psicologia ci sono diverse teorie rispetto a perché ci comportiamo bene o ci comportiamo male, se questo avvenga su base di una sorta di predisposizione biologica o sulla base dell'influenza di alcune emozioni. E tra l'altro, diciamo che inizialmente la psicologia prevedeva che l'uomo avesse, come dire, due pulsioni fondamentali, una pulsione diciamo, di vita e una pulsione di morte, dalla quale derivava l'aggressività. Le teorie un pochino più recenti sottolineano il valore invece dell'empatia come se questa fosse la vera base un pochino della psicologia umana, quindi però rimanendo sempre nell'ambito di studi biologici o comunque di concetti di innatismo rispetto al bene e al male. A questo si oppone una visione costruzionistica, cioè che non è tanto la persona essere naturalmente buona o naturalmente cattiva, ma alcune situazioni predispongono ad agire in maniera negativa, e quindi sono due visioni diverse, e da queste due visioni diverse derivano anche pratiche psicologiche diverse. Dicevo, per noi psicologi il tema è interessante sicuramente dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della ricerca. E un po' vi parlerò di questo, però è anche interessante per i ricaschi concreti che ha per noi, perché poi noi psicologi, come dire, il bene e il male li incontriamo fondamentalmente in due circostanze. La prima è quando i genitori ci chiedono di comprendere i comportamenti aggressivi dei figli e come riuscire a modularli. Quindi un primo tipo di ricasco è di tipo pedagogico, quindi di educazione alla genitorialità e di come si può diciamo, far sì di favorire dei comportamenti positivi, prosociali nel bambino. E un altro ricasco importante è quello che riguarda la psicoterapia di alcuni soggetti che sono definiti antisociali, che sono un po' una sfida per gli psicoterapeuti, ma insomma per la medicina e per la psicologia, perché sono soggetti per i quali non è semplice ipotizzare un tipo di intervento che funzioni. Quindi diciamo che partirò da un discorso teorico, però vedrete mentre ne parliamo, mentre ve lo presento, che le ricadute dal punto di vista pratico sono veramente molteplici. Dicevo, specialmente pensando a come aiutare eventualmente le persone che hanno dei comportamenti negativi, quindi che di solito non si rivolgono spontaneamente a noi, di solito sono le famiglie a rivolgersi a noi quando ci sono ad esempio anche comportamenti criminosi in un familiare. E ci chiedono di aiutarli e per noi, diciamo, è doveroso immaginare delle strategie di intervento complicatissime, perché va detto che per noi il soggetto antisociale, cioè la persona con un basso livello di empatia, con una insensibilità al senso di colpa, cioè che non si sente in colpa quando commette azioni di prevaricazione sull'altro,
e che ha anche una bassa paura delle punizioni, sono quei ragazzi sfidanti che anche rispetto alla, all'ipotesi di poter essere puniti per i propri comportamenti, anche fino al carcere ad esempio, ragazzi o adulti, mostrano una bassa paura della punizione e trovano sicurezza nella dominanza, trovano sicurezza solo nell'esprimere a un livello relazionale una prevaricazione sull'altro, proprio perché ci trovano sicurezza. Non è semplice proporre un modo alternativo di provare sicurezza che non sia quello del dominio e dello schiacciamento dell'altro, però va detto che invece per alcune persone bisogna anche capire perché facciano determinate cose, e ipotizzando che gli esseri umani siano fondamentalmente motivati positivamente, bisogna cercare di capire qual è lo scopo positivo che cercano, anche se attraverso un'azione negativa. E in questo caso lo scopo positivo, tra virgolette, è trovare sicurezza, trovare autonomia, non riuscire a immaginarsi inseriti in un tessuto relazionale, ma anzi avvertire le relazioni come pericolose. È un pochino quello che c'è dietro alle personalità che commettono atti antisociali, cioè una scarsa fiducia nell'autorità, un errore sistematico di attribuzione, cioè c'è l'idea che gli altri ti stiano sempre per danneggiare, siano sempre in competizione con te, e in qualche modo la persona reagisce nella sua testa difendendosi, in realtà aggredendo. E quindi diciamo che la psicoterapia di questo tipo di soggetti è una sfida. Parlo di sfida perché sono soggetti per i quali in alcune circostanze non si conosce una cura che funzioni vera e propria, quindi sono proprio il territorio di confine per noi. Per noi è più semplice intervenire su la psicopatologia che chiamiamo ego distonica, cioè se ho gli attacchi di panico ci soffro, provo un disagio e quindi vado dallo psicologo molto motivato a risolverlo. Non è quello che capita in questo tipo di persone, che spesso non provano disagio soggettivamente per il loro modo di comportarsi e di vivere, spesso sono inviati dallo psicologo, appunto dai familiari o anche dall'autorità giudiziaria, e quindi sono poco motivati e per noi sono veramente un territorio di confine, però assolutamente per il quale immaginare delle strategie terapeutiche. Strategie terapeutiche che saranno diverse necessariamente se pensiamo che l'origine del male psichico sia nel corpo, sia in un deficit strutturale a provare empatia, e sarà invece diverso se riteniamo che il problema non sia tanto biologico ma sia invece psicologico, cioè risiede in alcuni meccanismi e modi di funzionare della mente che chiaramente sono più curabili rispetto a qualcosa di innato, no? Anzi, spesso le persone, uno dei principali ostacoli per curare le persone che hanno appunto comportamenti anche criminosi o delinquenziali è il fatto che loro si percepiscono cattivi, tra virgolette, geneticamente cattivi, vedono così, si leggono così, e chiaramente c'è ben poco da fare. E invece è importante riuscire a ragionare per scardinare questo tipo di credenza e mostrare che questa cattiveria, tra virgolette, è probabilmente collegata a una serie di ragionamenti che la persona fa e che la portano a insomma poi a non avere rispetto degli altri, ma anzi a provare a volte addirittura piacere per il male altrui. Allora, partiamo da questo concetto della quanto siamo malvagi. Allora, il 30 luglio del 1932 Adolf Hitler si accinge a prendere il potere in Germania, e in questa circostanza il fisico Einstein, parlavamo di uomini di scienza che hanno una sensibilità a volte anche su tematiche etico-morali, scrive una lettera, immaginate, a Sigmund Freud, il fondatore della psicoanalisi, perché allora questo era il più grande nome nel campo della psicologia, e scrive una lettera per chiedergli perché gli uomini si fanno la guerra, come mai l'uomo ha il piacere di odiare e di distruggere. La domanda di Einstein è intelligente, coglie il punto, cioè non tanto perché le persone si comportano male, ma perché arrivano a provare piacere nel volere il male altrui, che senso ha questo? E chiede in definitiva qual è l'origine della malvagità umana. E chiaramente sia Einstein sia Freud, 1932, vivono una condizione di grande diversità per la loro, diciamo, per le scienze che praticano, ma hanno una grande condizione di comunanza essendo entrambi ebrei, e quindi in quel momento sentivano acutamente questo tema del male nell'umanità.
E la storia, tra l'altro, dirà di lì a poco quanto la loro preoccupazione sia tragica ed attuale. E la domanda di Albert Einstein cerca di riportare il tema del bene e del male secondo come ragiona uno scienziato, cioè nell'ambito delle scienze naturali. Perché? Da dove viene? Dov'è il sistema del male? Dove si trova nel corpo umano, nel cervello? Dove sta e come si può fare a uscirne? E Freud gli risponde che ancora non abbiamo una risposta per sapere dove risieda l'origine del male, ma che di certo l'uomo, secondo Freud, risponde a due pulsioni fondamentali: la pulsione di vita, la pulsione che lui chiama libido, e la pulsione di morte, ovvero l'aggressività. La teoria di Freud in questo è diciamo, molto netta: dice che nell'uomo esistono due forze contrapposte che tirano in direzioni diverse e che quindi l'uomo non è originariamente buono, originariamente cattivo, ma ha dentro di sé questa pulsione di morte che, diretta verso gli altri, diventa aggressività e ferocia. Quindi cosa significa questo? Significa che se è una pulsione che trova una sua espressione, è qualcosa di naturalistico e si può trattare, secondo Freud. Quindi è un problema che si può aprire e si può curare la persona che abbia un eccesso di questa pulsione di morte. Questa è la prima risposta di carattere proprio propriamente psicologico, poi io sono oggi chiamata a parlarvi di questo, cioè di qual è la prospettiva psicologica sul bene e sul male, è la prima risposta che la psicologia dà. Da allora molte teorie si sono susseguite nello spiegare, perché evidentemente è una domanda importante, e attualmente diciamo che c'è stato tutto un periodo, no, in cui si parlava del gene egoista, cioè della naturale cattiveria dell'essere umano. Diciamo che adesso prevale una visione invece per la quale l'uomo psicologicamente nasce dotato di una capacità empatica verso l'altro, un'empatia, una capacità di immedesimazione che fornisce la base dell'altruismo e della bontà. Di questo sistema siamo tutti dotati alla nascita. Questo si dimostra perché, ad esempio, quando si basta essere stati in una nursery per notare come quando un bambino si mette a piangere, spesso quello accanto ricomincia a piangere, c'è una specie di contagio emotivo. Questo contagio emotivo può essere proprio lo specchio di come l'essere umano, anche alla nascita, sia naturalmente portato ad entrare in risonanza con l'altro. Parlo di età molto piccole perché chiaramente ci danno più la misura di quanto ancora non sia presente una forte matrice ambientale, no? Parlo di bambini appena nati. Immaginiamo che anche quando hanno 3 anni, c'è stato un altro esperimento famoso per cui un bambino veniva fatto entrare in una stanza dove era pieno di giocattoli e gli veniva detto dallo sperimentatore che avrebbe potuto giocare e anche portar via con sé tutti i giocattoli che voleva, anche tutti, ma che dopo di lui sarebbe entrato un altro bambino in quella stanza e quindi se lui desiderava, se il bambino desidera, poteva lasciare qualche gioco oppure prenderli tutti. Ora, la grande maggioranza dei bambini lascia qualche gioco per il bambino che viene dopo, istintivamente, diciamo. E alla domanda dello sperimentatore perché hai voluto lasciare un altro gioco per l'altro bambino, potevi portartelo via, il bambino dice perché mi sento più felice, perché così mi sento più felice. Possiamo tradurlo perché così non mi sento in colpa, se volete, se preferite. Cioè l'idea di, come dire, di che anche l'altro possa giocare fa stare meglio il bambino, quindi la stragrande maggioranza dei bambini lascia un gioco. Quindi diciamo che istintivamente tutti siamo dotati di una certa capacità empatica. Tra l'altro noi conosciamo anche bene il correlato biologico e anatomico, cioè diciamo su quali circuiti il cervello si è accablato per avere una certa empatia. Ci sono aree dell'encefalo che si attivano maggiormente proprio quando viene percepita l'empatia, ci sono aree dell'amigdala, del sistema limbico coinvolte, sono ben documentate le ricerche in questo senso e ce l'abbiamo tutti. E poi sono coinvolti quelli che si chiamano i neuroni specchio, di cui avete sicuramente sentito parlare, anche perché sono una interessante scoperta avvenuta in Italia, diciamo, quindi da un gruppo di ricercatori italiano, che ha scoperto una cosa curiosa, cioè che nel fare un movimento
il cervello ricalca in alcune aree la, del, diciamo, la progettazione del movimento stesso e poi lo mette in pratica. Ora succede che se guardo una persona che fa un movimento con il braccio, c'è un luogo del cervello in cui questa azione viene in qualche modo mimata e si attivano esattamente le stesse aree come se la stessi progettando io. Quindi questo vuol dire che sono in grado di leggere, di sentirmi a seconda di quello che l'altro fa, cioè lo so rispecchiare dentro di me. Ora questo dovrebbe funzionare sempre, farci stare bene quando gli altri stanno bene e farci stare male quando gli altri stanno male. Non è ovviamente tutto così semplice. Anzitutto perché possono esserci diversi gradi di funzionamento, anche determinati geneticamente, di questi circuiti. Ci sono persone che possono essere più disposte a questo tipo di funzionamento e persone invece più fredde. Un grande studioso che si chiama Simon Baron Cohen ci dice che se vogliamo parlare di circuiti dell'empatia, Simon Baron Cohen ci dice che nel nostro cervello esistono, ma che non sono, come dire, uguali per tutti. E lui fa una come dire, fa una graduazione da 0 a 6, vediamo, da 0 a 6, eccolo, diciamo come gradi di empatia. Quindi i neuroni specchio, secondo Simon Baron Cohen, sono una componente di un circuito empatico. E questo circuito, diciamo, comprende i neuroni specchio, comprende anche appunto porzioni del sistema limbico. E la capacità di provare empatia, secondo Simon Baron Cohen, è distribuita su 6 gradi, quindi dal grado 0, per fortuna pochi, al grado 1, 2, 3, 4, fino al 6, diciamo, al più empatico. E questa è una visione biologica dell'empatia, che dice che l'empatia si distribuisce lungo una curva gaussiana, per cui la maggior parte delle persone avrà un livello 3-4 di empatia, poi pochi hanno 0 e pochi hanno 6, ma mediamente siamo empatici. Ora, però non è sempre così, nel senso che un altro esperimento interessante studiava le reazioni delle persone nel vedere fotografie di altre persone che soffrono. E si è scoperto che la sofferenza degli altri non sempre ci fa lo stesso effetto, nel senso che alcune persone se stanno male ci dispiace molto, per altre persone ci dispiace meno. Quello che emerge dalla ricerca è che il principale modulatore dell'empatia, cioè quanto mi dispiace se il mio prossimo sta male, uno dei principali modulatori è l'invidia. Cioè, se noi invidiamo una persona, quando soffre, e l'invidia ce l'abbiamo tutti, consideriamo, non solo non ci dispiace, ma utilizziamo l'empatia per provare piacere della sofferenza dell'altro. Cioè, uno dei modulatori principali che fa sì, e questo è, diciamo, ne parliamo prima con Don Silvio, che è interessante poi vedere tutte le ricadute, che so che per voi vi attiverà tante riflessioni questa emozione dell'invidia. L'emozione dell'invidia è fondamentale in psicologia, viene molto studiata. La più grande studiosa di questi meccanismi dell'invidia fu Melanie Klein, che diceva che la prima invidia addirittura dell'infante è verso la madre, verso il potere della madre di gratificare il bisogno, di negare questa gratificazione, e faceva risalire proprio all'invidia verso la madre l'origine della distruttività e dell'aggressività. Quindi quella pulsione di morte di cui parlava Freud viene declinata da Melanie Klein, che è un'altra psicoanalista, in termini di invidia che mette in moto la pulsione di morte. Oggi, in ambito un po' diverso, diciamo quasi, insomma, diversi decenni dopo, però se ci pensate non siamo tanto lontani. Quando pensiamo a una graduazione tra 0 e 6 di circuiti naturali dell'empatia, potremmo dire, diciamo, l'istinto di vita, l'istinto vitale e di accudimento dell'altro, e quali sono le forze che sono in grado di interrompere questi circuiti, diciamo che la psicologia sperimentale ci dice che l'emozione che più di tutte può scardinare questo funzionamento umano è quello dell'invidia. Qui appunto, pensate un attimo a come funziona l'emozione dell'invidia. Significa vedere che un altro ha qualcosa che noi non abbiamo e desidereremmo. Può essere una qualità, e
tra l'altro può essere un risultato, un bene che quella che noi riconosciamo che quella persona è giusto che ce l'abbia, no? È diversa la, l'invidia, per esempio, dalle emozioni più di sdegno. Cioè, se una persona, diciamo, è migliore di me e non se lo merita perché magari ha conseguito i suoi risultati tramite delle truffe, no? Quindi vive meglio di me, ha più beni materiali, mi scatta lo sdegno come sentimento, no? Mentre invece se una persona del tutto legittimamente ha dei beni, delle qualità che io non possiedo, possono scattare due reazioni. Una è l'ammirazione, però l'ammirazione consiste nel dire va bene, riconosco questo bene all'altra persona. E un'altra è l'invidia, che significa sì, riconosco che l'altro ha queste cose buone, riconosco che ce l'ha per suo merito, però non riesco non solo a gioirne, ma non riesco nemmeno a essere indifferente, e quindi se gli capita qualcosa di negativo sono contento, peggio dell'invidia vera. Sapete, l'invidia viene dal guardare, cioè uno guarda l'altro e nel guardare cosa gli fa gli augura il male. Tant'è che l'invidia è legata culturalmente, specie nel centro sud, no? All'idea del malocchio, che una persona che ti invidia ti porta male perché si augura il tuo male. Ora, in realtà è vero che l'invidia ha questo tipo di ingrediente cognitivo, se no non è invidia, è ammirazione, è un'altra cosa. E l'emozione umana, l'invidia, comporta questo ingrediente cognitivo che è proprio il desiderio che l'altro soffra. Quindi diciamo che il principale agente scardinatore dell'empatia umana sembra essere proprio questo qui, l'emozione dell'invidia. Allora, quindi da dove nasce il male secondo la teoria di Simon Baron Cohen? Da una erosione dell'empatia, da una diminuzione. Ovviamente per quanto riguarda il bene, secondo questa teoria è l'esatto opposto, è una capacità che una persona può avere di attivare questi circuiti cerebrali. Quindi vediamo che è sempre una spiegazione di tipo biologico, perché il circuito dell'empatia è determinato geneticamente. Quindi ci sono geni la cui espressione è in grado di influenzare la formazione del circuito empatico. E questa ipotesi, dicevo, è di estremo interesse. Simon Baron Cohen, che è uno psicopatologo, nel suo libro focalizza la sua attenzione sulle grandi anomalie, ma non approfondisce con la stessa intensità anche quello che possono essere le cure, i rimedi a questo. Invece oggi mi interessa, e anche da psicologo e da psicoterapeuta, parlarvi di quali possono essere poi, diciamo, dei rimedi positivi rispetto a questo stato di cose. E va detto che se la mettiamo giù in termini biologici, i rimedi non sono molti. Nasci con un livello di empatia più alto, bene per te e per i tuoi cari. Se nasci con un livello di empatia più basso, non c'è molto da fare, perché se è determinato biologicamente, sia che si tratti di pulsione di morte, sia che si tratti di un'invidia congenita, sia che si tratti di empatia, questa, diciamo, questa visione ha un che di deterministico. E quindi diciamo che Simon Baron Cohen poi dice sì, il circuito empatico si rimodella anche sulla base della volontà, ma onestamente come tipo di teoria lascia in realtà poco spazio a quello che è la libertà e la volontà umana, e anche a quello che può essere il cambiamento, l'effetto, diciamo, di una cura per cambiare questo stato di cose. Quindi nonostante Baron Cohen dica che sì, non si pecca di riduzionismo perché si considera l'influenza dell'ambiente, a mio parere di fatto quando si parla di circuiti dell'empatia, di deficit del senso di colpa, perché avendo dei circuiti dell'empatia meno attivi allora provo meno colpa di fronte al malessere dell'altro, cioè se la si mette giù in questi termini, in realtà mi sembra che poco spazio rimanga per poter affrontare il problema della malvagità. E quindi non resta che sulla scorta di quello che dice Baron Cohen sperare che nel nostro cervello, siccome l'ipotesi di fondo è che è un pochino più sbilanciata rispetto a quella freudiana, l'ipotesi freudiana era che l'istinto di vita e l'istinto di morte fossero un po' sullo stesso piano, le nuove ipotesi dicono che l'empatia è proprio scritta nel nostro patrimonio genetico, e quindi appunto il bambino già da piccolo piange rispetto all'altro bambino che piange, già da piccolo vuole lasciare un giocattolo per quello che verrà dopo di lui perché si sente più felice, quindi comunque possiede questi circuiti. In un certo senso la psicologia attualmente è più su questa linea d'onda qui, cioè che la normalità sia provare un grado di empatia
diciamo, medio, che ti consente di essere prevalentemente buono, ma non incapace di compiere azioni cattive, perché ovviamente poi un conto è la disposizione, che qui viene definita come la disposizione di fondo, un conto per la libertà umana di compiere azioni più o meno positive. Allora, rispetto a questo discorso che vi ho fatto, vorrei però problematizzare un pochino questi concetti, perché vediamo un po' una cosa un po' diversa. C'è un altro tipo di tesi, resa famosa da Philip Zimbardo nel libro che si chiama L'effetto Lucifero, è un esperimento psicologico, che invece ci fa pensare che è beato l'uomo che non viene messo alla prova. Ovvero, bene e il male non dipendono tanto, secondo questa tesi che invece viene chiamata situazionista, non dipendono tanto da come nasci, da come sono fatti i tuoi circuiti empatici, ma beato l'uomo che non viene messo alla prova, nel senso che se vieni messo alla prova può succedere che anche le persone più mite tendano ad avere comportamenti estremamente aggressivi. C'è una, appunto, un esperimento interessante. Questo esperimento fu svolto all'università da un team di ricercatori, un vecchio esperimento del 1971, ma è sempre molto attuale. Allora, considerate che succede che in questo esperimento prevedeva l'assegnazione a un gruppo di studenti, diciamo un gruppo di studenti dell'università di Stanford, diciamo, veniva reclutato a compiere un gioco di ruolo, un esperimento in cui doveva impersonare il ruolo di guardia carceraria, mentre un altro gruppo viene addestrato a impersonare il ruolo di detenuto. E all'interno del carcere di Stanford, appunto, viene svolto questo esperimento, vengono spiegate le regole e queste persone vengono rinchiuse in un carcere fittizio dove il responsabile del carcere è lo stesso Philip Zimbardo, l'ideatore dell'esperimento, in persona è il direttore del carcere, e lascia guardie e carcerati interagire e cominciano a succedere una serie di cose drammatiche, così drammatiche che alla fine devono interrompere l'esperimento prima del previsto, parlo che devono interromperlo dopo 3-4 giorni, per le conseguenze devastanti e per le violenze che si stavano perpetrando tra persone che erano studenti. Tra l'altro il gruppo delle guardie, che era previsto diventasse il gruppo più aggressivo, fu sottoposto a una selezione importante, nel senso che Philip Zimbardo selezionò persone miti, cioè che non avessero particolari predisposizioni antisociali, proprio per evitare di includere nell'esperimento persone naturalmente aggressive. E i risultati sono stati così drammatici da indurre gli autori dello studio a sospendere la sperimentazione. Quindi dicevo, beato l'uomo che non viene messo alla prova, perché messi alla prova all'interno del gruppo delle guardie non ci furono eroi che si sottrassero al clima generale di violenza verso i carcerati, ma furono tutti chi più chi meno coinvolti. Al momento di fermare l'esperimento non volevano smettere, cioè non si rifiutavano di fare quello che Zimbardo gli diceva, ovvero di smetterla di impersonare questo ruolo. E comunque, per arrivare ai giorni nostri, se io domando a voi, ma se vi capita di partecipare a questo esperimento, che ruolo preferireste? Penso che nessuno gli verrebbe spontaneo di essere infilato nel gruppo dei detenuti, no? Quindi capiamo anche nel nostro piccolo che chiaramente il ruolo della guardia in qualche modo era il ruolo più comodo e più facile da impersonare rispetto al ruolo della vittima, che era senz'altro del carcerato quello più duro. Allora, c'è stato un autore che sul suo blog ha inventato una storia, secondo me molto interessante. Questo autore si chiama Busi e ha uno psicologo, e ha inventato la storia di una guardia carceraria immaginaria, proprio sulla scorta di questo, sulla falsariga di questo esperimento, descrivendo come una persona che pure va a fare un lavoro
viene modificata dal contesto in cui si trova e può giungere a commettere anche degli atti molto gravi. Allora, in una forma letteraria, questo autore ci racconta di com'è la prima notte di carcere, la prima notte di lavoro da guardia, e come diventano le successive, come diventa l'immaginario protagonista qualche mese dopo e ancora dopo. E questo racconto poi ve lo leggerò, comunque ve lo in parte, perché ci darà l'occasione di vedere notte dopo notte, giorno dopo giorno, che cosa, quali sono i processi che favoriscono l'esplodere della violenza in una persona che parte, diciamo, in una condizione di non violenza. Allora, vi leggo subito l'inizio di questa storia perché è interessante. Dice così: Michele era alla sua prima ora d'aria. Sembrava triste, si sentiva triste, sembrava triste ancor più dei detenuti. Gli mancava la sua città, gli mancava la sua fidanzata, gli mancava il suo impegno da volontario. Rinunce dure, ma rinunce che lui affronta trasferendosi per il bene di avere un nuovo lavoro. Seduto nell'ufficio del carcere, manda dei messaggi alla madre e poi incomincia il suo turno. E in questa prima notte cosa fa Michele? Ogni tanto butta un occhio al suo collega, guarda la persona accanto, cerca di capire quello che deve fare. E contemporaneamente questa prima notte di carcere è la prima notte di carcere anche per un detenuto, a cui dà il nome immaginario di Andrea, che si ritrova con altri 7 compagni di cella, spaventato e preoccupato, 2 uomini altrettanto spaventati e preoccupati in una situazione nuova, e a un certo punto il detenuto Andrea, dopo una notte insonne, questa notte trascorre appunto tra paure e sentimenti di stare in un luogo sconosciuto, quindi sia Andrea cosa fa? Guarda gli altri all'interno della cella, e anche Michele, la guardia, guarda il collega, cerca di capire che cosa deve fare, che cosa ci si aspetti da lui. E a un certo punto, la mattina dopo, il detenuto sente il bisogno di farsi la doccia. E cosa fa? L'altro detenuto dice: guarda, devi affacciarti dalle sbarre e chiedere di fare la doccia. Allora lui si affaccia e chiede di fare la doccia, grida doccia. E quando sente questo richiamo, Michele, la guardia, vuole chiaramente, pensa di alzarsi e di andare a dare a questa persona quello di cui ha bisogno, abituato a dare, abituato a fare così. Ma il collega lo ferma, gli dice: lascialo gridare un po', fallo stancare. Michele rimane interdetto, ma non si alza. Aspetta un po'. E al secondo, terzo, quarto richiamo non si alza, prova disagio dentro di sé, ma rimane al suo posto, imita un po' il collega. Dopodiché si alza e va a aprirgli la porta e lo accompagna a fare la doccia. E vedendolo piangente dopo questa notte appunto terribile, pensa tra sé se deve stare molto male questo ragazzo. Allora, cosa è successo in questa scena simbolicamente? È successo che in realtà il primo male si è già insinuato, non perché la guardia non senta dentro di sé il richiamo di andare a rispondere, ma è successo qualcosa. Non si è alzato subito perché? Per conformismo. Quindi la prima porta attraverso la quale il comportamento negativo entra dentro l'uomo, a livello, parlo di forze sociali che ci condizionano, è il conformarsi all'identità degli altri, è fare le cose perché non voglio scocciare, perché è la prima notte che sto qui, perché vedo che tutti fanno così. E allora mi conformo e non reagisco per come mi sento, e quindi tiriamo fuori un'altra delle variabili, invece questa volta sociali, che possono aver determinato, anche nel caso dell'esperimento di Zimbardo, l'inizio dell'esperimento, il conformarsi a un gruppo che si comporta in un certo modo, e questo solleva in parte l'individuo dal senso di responsabilità naturale che ha verso l'altro. E immaginiamo
che questo sia uno dei meccanismi fondamentali, ma non è l'unico, ce n'è più di uno. E se possiamo immaginare questa guardia carceraria qualche mese dopo rispetto allo stesso grido di un detenuto che si vuole fare la doccia, possiamo ipotizzare che se i meccanismi sono andati avanti, questa persona può cominciare a, per esempio, a deumanizzare il detenuto, cioè ad esempio a vederlo come non più la persona con un nome, ma per esempio il magrebino, il cinese, il ladro. Significa togliergli il nome proprio, la persona, l'umanità, e identificarlo con la sua nazionalità, con disprezzo, identificarlo con il suo reato, quindi togliergli lo status di persona. E questa deumanizzazione aprirà a comportamenti ancora più aggressivi. E nella persona questo succede, si scindono due parti, una parte che continua a rimanere attaccata al proprio privato, ma indossata la divisa scatta questo meccanismo di conformismo e un meccanismo di deumanizzazione dell'altro, e poi ne scatta un altro di meccanismo importante, che è quello di diffusione della responsabilità, cioè tutti fanno così e quindi anch'io sono legittimato a farlo. È un po' la tipica cosa di quando guardiamo qualche video alle Iene, per esempio, di uno che sta per terra morente e le persone gli camminano sopra, no? Lo fanno tutti, e quindi questo diventa, oppure se non lo faccio io ci penserà qualcun altro, cioè non sono più io responsabile, ma la responsabilità viene diffusa. Vediamo in che senso per Zimbardo questi meccanismi possono influire, perché questa storia che vi ho raccontato, diciamo, è un po' ricalca la falsa riga immaginando una persona, però qui invece, per quello che riguarda questo esperimento di Zimbardo, non è una fantasia o un racconto, è qualcosa che è stato fatto veramente e che ancora ci fa riflettere, no? Qui sono i belli esperimenti che sono fatti nel 71 e ancora ci ragioniamo su perché è successo questo. Cosa è successo? È successo che nel seminterrato, dicevo, dell'istituto di psicologia viene riprodotto in modo fedele l'ambiente di un carcere. E cosa voleva dimostrare Zimbardo? Voleva dimostrare che in un contesto del genere, così istituzionalizzato, con le guardie, i carcerati, ci sarebbe stata una deindividuazione, cioè che gli individui appartenenti a un gruppo coeso, fosse il gruppo delle guardie o fosse il gruppo dei carcerati, si sarebbero sentiti una folla e avrebbero perso l'identità personale, la consapevolezza, il senso di responsabilità, e questo avrebbe alimentato la comparsa di impulsi antisociali. Va detto anche che il carcere è un luogo stressante, perché chiaramente non basta che si faccia parte di un gruppo, uno può stare anche in pace, però se si fa parte di un gruppo che viene stressato, la comparsa di comportamenti antisociali è più frequente. Succede anche dagli animali. C'è un altro esperimento classico della psicologia: è mettere due topi dentro una gabbia e ogni tanto dare una scossa elettrica. Si aggrediscono, cioè quando sentono la scossa si aggrediscono tra di loro, nel senso che poi lo stress li porta a reagire aggredendo. E invece se il topo è da solo, scappa da una parte all'altra della gabbia, e quando scopre che qualunque cosa faccia la scossa la riceve lo stesso, si deprime. Cosa fa? Si appiattisce sul fondo della gabbia e mostra questa aggressività, la rivolge verso se stesso. Quindi va detto che ci sono dei meccanismi molto profondi per cui l'aggressività che noi percepiamo dall'esterno tendiamo poi a riproporla. E ragionare in questi termini è forse dal punto di vista psicologico, secondo me, più interessante rispetto a un ragionamento di tipo biologico, perché ti fa pensare a quali sono i meccanismi che favoriscono la comparsa di comportamenti antisociali e quindi come proporre una pedagogia che tenda a promuovere nel bambino che cresce un sentimento solido di persona e di individualità che lo renda un pochino più immune da questi meccanismi di deindividuazione e di conformismo, che sono attualmente quello che mostra questo esperimento, diciamo, i più grandi alleati del male umano.
Io direi che insieme alla fragilità, anche la fragilità è un grande alleato del male umano. Se queste scosse elettriche, se questi stress vengono dati già nella formazione della personalità, è come se qualcosa ti rompesse dentro, ed è più frequente che una persona in difficoltà faccia il male rispetto a che lo faccia una persona che sta bene. C'è una favola bellissima che è quella di Pollicino, no? in cui i genitori decidono di abbandonare i figli. Perché decidono nella favola, che poi è un riassunto dell'immaginario collettivo, decidono di mandar via i figli? Perché non hanno i soldi, perché non hanno da mangiare, e la fragilità, il bisogno, lo stress rendono le persone, e questo ci insegna la favola, addirittura così insensibili da non prendersi più cura dei figli. Quando Pollicino torna con loro, si rendono a casa, non è perché volevano i soldi, ma sono di nuovo in grado di voler bene. Cioè, per amare ci vuole un po' di energia. Se sei super stressato, angosciato e stai molto male, diciamo che il male trova un potente alleato in queste condizioni di fragilità e di stress. Quindi ecco perché Zimbardo si immagina un carcere, si immagina un'altra situazione, probabilmente non sarebbe successo tutto ciò. Invece, immaginando questa situazione del carcere, in cui le persone erano effettivamente messe in maniera stressata, cosa succede? Che appunto il gruppo delle guardie comincia a fare delle violenze, ma non solo il gruppo delle guardie, anche i carcerati cominciano a fare tentativi di evasione, distruggono l'ambiente. Vediamo che fanno. Erano 75 e ne furono scelti 24 tra i più equilibrati, maturi e i meno attratti da comportamenti devianti. Vedete qui quanto c'entra poco l'origine biologica? Non molto. Vengono selezionati tra i più miti. Vengono poi assegnati casualmente o al gruppo dei detenuti o a quello delle guardie. I prigionieri furono obbligati a indossare delle ampie divise, vedete la deumanizzazione, sulle quali era applicato un numero, davanti e dietro. Questi sono i prigionieri. Un berretto di plastica e fu loro posta una catena o una caviglia. Dovevano inoltre attenersi a una rigida serie di regole, lo stress, no? Le guardie invece avevano delle uniformi diverse e soprattutto avevano degli occhiali da sole riflettenti che impedivano ai prigionieri di guardare loro negli occhi. Voi lo sapete, se avete mai fatto nella vostra vita un corso di educazione alla non violenza, che la prima cosa che bisogna fare per evitare di essere aggrediti è guardare negli occhi l'altro, perché è più difficile fare del male a una persona che ti guarda negli occhi. E in questo senso anche tra prigionieri e guardie vengono messi questi filtri. Vi dico quanto è importante lo sguardo, no? Lo sguardo è qualcosa che ti mette in contatto con l'umanità dell'altro. In questo caso a questi viene messo un occhiale riflettente che impedisce intanto ai prigionieri di guardare loro negli occhi e a loro ovviamente di sentirsi non visibili nella loro espressione. Poi dotano le guardie di manganello, fischietto e manette e viene concessa ampia discrezionalità circa i metodi per mantenere l'ordine, cioè potevano fare un po' come volevano per mantenere l'ordine. L'abbigliamento pone entrambi i gruppi in una condizione di deindividuazione. Risultati: dopo 2 giorni le prime violenze, i detenuti si strappano le divise di dosso e si barricano all'interno delle celle, minacciando le guardie. Le guardie iniziano a intimidirli e a umiliarli, cercando in tutte le maniere di spezzare il legame di solidarietà tra detenuti. Cosa fanno le guardie? Cercano di metterli uno contro l'altro. Cioè, sono uscite fuori una serie di dinamiche in questo esperimento, che, ripeto, ancora le stiamo studiando per quanto sono state interessanti. Cercano di spezzare i legami di solidarietà tra i detenuti. Le guardie costringono i prigionieri a cantare canzoni oscene, a defecare in secchi che non potevano vuotare, a pulire le latrine a mani nude. Stiamo parlando di persone equilibrate, eh? Dopo 2 giorni costringono l'altro studente universitario, se ci sono scordati che è un collega di università, e gli fanno pulire le latrine con le mani. A fatica le guardie e il direttore riescono a contrastare un tentativo di evasione di massa. Al 5° giorno i prigionieri mostrano sintomi di disgregazione individuale e collettiva. Il comportamento diventa passivo, dicevo, la depressione che arriva dopo. Cioè chi sta nella condizione di vittima che non può difendersi, come il topo si stende sulla gabbia elettrificata, così anche i prigionieri si abbandonano a questa specie di istinto di morte che riversano a se stessi.
Quindi il comportamento diventa docile, il rapporto però con la realtà viene compromesso da seri disturbi emotivi. Tra l'altro sono stati male per anni questi, dopo 5 giorni. Chi conosce questo esperimento lo sa, sono stati male per anni, non è che si sono ripresi subito. Le guardie continuavano a comportarsi in modo vessatorio e sadico. I ricercatori interrompono l'esperimento suscitando la soddisfazione dei carcerati dopo 5 giorni, ma un certo disappunto da parte delle guardie, tanto che quelli non volevano uscire dall'esperimento. Allora, conclusioni. L'opinione di Zimbardo è che la prigione finta era diventata una prigione vera. Noi sappiamo che questa realtà ci tocca particolarmente, perché insomma ne abbiamo ascoltate tante di situazioni in cui all'interno delle carceri si sono verificate delle aggressioni, soprattutto nelle prigioni straniere, no? Quando ci sono delle guerre, abbiamo visto delle immagini drammatiche che insomma non ho nemmeno il piacere di ricordare, insomma, senza andare insomma, lontano, questi sono diciamo, dei prigionieri iracheni che vengono vessati da parte dei soldati americani, ma insomma non dimenticheremo anche quello che i nostri connazionali hanno fatto, no? E che è stato ampiamente documentato. Appunto di persone che facevano delle vessazioni, delle violenze fisiche, abusi sessuali sulle persone in condizioni appunto in situazioni che come anche la guerra favorisce il processo di deindividuazione. Allora, assumere una funzione di controllo sugli altri nell'ambito di un'istituzione induce ad assumere le norme e le regole dell'istituzione come unico valore. Capito che succede? Cioè, quel primo passaggio descrivevo il Michele della situazione, che entra in carcere, guarda quello che fa l'altro e poi a un certo punto cosa fa? Inevitabilmente si attacca a delle regole nuove. Ora, è come se quelle regole diventano l'unica bussola. E pensate che invece distinguere che esistono diversi tipi di regole è quello che dovremmo insegnare ai nostri figli, perché è la base per la moralità. Ovvero un bambino equilibrato già da piccolissimo, già a 4 anni, a 3 anni sa distinguere tra una regola come non si tirano i capelli ai compagni in classe e una regola come non si mastica la gomma in classe. Un bambino mediamente equilibrato psicologicamente distingue la norma etica che coinvolge i diritti dell'altro dalla norma convenzionale. Non si mastica la gomma in classe, è una norma convenzionale, non si tirano i capelli, è una norma etica, è un carattere diciamo, in cui è più marcato il rispetto dei bisogni e dei diritti dell'altro. Quello che succede in alcuni contesti è che si perde il senso diciamo della differenza tra le norme etiche e le norme convenzionali, e le convenzioni che vigono vengono prese come unico fattore di riferimento. È interessante perché questo succede, e con questo per arrivare alla conclusione del mio discorso, in due circostanze, sia questo, cioè di circostanze artificiose costruite apposta per favorire deindividuazione, deumanizzazione, ma succede anche negli individui antisociali, il meccanismo è simile, quindi anche negli antisociali c'è cioè, per esempio il percepire le norme etiche e le norme convenzionali sullo stesso piano. Cioè la persona che attua dei comportamenti psicopatici non pensa che non bisogna ferire un'altra persona con lo stesso criterio perché è un fatto di buona educazione, cioè non ha il senso della differenza tra la norma etica e la norma convenzionale. È come se tutte le regole, per chi non ne coglie il senso, fossero degli arbitri, delle questioni arbitrarie, delle convenzioni che si possono rispettare o non rispettare. Diciamo questo si verifica sia in alcuni contesti sia purtroppo anche in alcune persone. Quindi assumere una funzione di controllo, assumere un ruolo istituzionale induce ad assumere norme e regole dell'istituzione come unico valore e induce una ridefinizione della situazione in cui cosa si arriva? Si arriva a uno stato eteronomico, cioè si viene dominati dalle regole del posto. Assenza di autonomia comportamentale. Quindi il ricasco fondamentale qual è per noi psicologi? Che nel promuovere una pedagogia del bene, perché poi ci interessa, i genitori ci vengono a chiedere, io faccio tantissime conferenze tra i genitori delle scuole
e mi chiedono: ma non è che mio figlio è cattivo? Oppure in classe c'è un bambino che aggredisce mio figlio, ma è cattivo, è buono, come, cosa devo fare? Come posso fare a fermare alcuni suoi comportamenti nello stesso tempo lasciandolo anche in grado di difendersi? Quindi sono domande molto concrete che il genitore mi fa. Voglio che non sia aggressivo, ma neanche che soccomba. E sicuramente questo tipo di esperimenti ci dicono che bisogna proprio invece educare all'autonomia comportamentale. Pensiamo a situazioni, invece, penso, no, c'è un esempio, l'ultima frase che disse Massimiliano Kolbe prima di morire, no? Quando lui, offrendosi come sostituto di un padre di famiglia che doveva andare a morire in un campo di concentramento, si trova poi nel momento prima di quando riceve l'iniezione letale, le ultime parole che dice sono proprio alla persona che gli fa l'iniezione, gli dice: lei non ha capito niente della vita. Cioè aveva una tale forza individuale e personale che niente aveva potuto far presa sul senso che quello che lui provava e sentiva e cui credeva era più importante del resto. Noi chiamiamo eroi queste persone che in questi contesti riescono a far valere la propria individualità nonostante la deindividuazione. Ci sono esempi bellissimi, per l'Asca per esempio, persone che mettono anche a rischio la propria vita perché in circostanze in cui tutti diventano più malvagi, invece alcune persone non diventano più malvagie. Allora, al di là del discorso dei circuiti dell'empatia più o meno sviluppati, si può educare all'autonomia di giudizio, al non farsi, all'interrogarsi sulle cose, al non farsi suggestionare dal gruppo, e sono temi importanti. Aggiungerei, sono temi drammatici. Io vivo a Roma, città nella quale non più di un mese fa si è alzato il velo, così la coperta, sul fenomeno della prostituzione minorile, maschile e femminile. E in realtà, voglio dire, anche questa è una forma di male, vuol dire che comunque, e cos'è il conformismo? Che quando sono state intervistate le compagne e i compagni di queste ragazze, ben pochi hanno detto è una cosa strana, a molti hanno compreso quello che stava succedendo, sono entrati in quest'ottica di conformismo a dei valori convenzionali a cui hanno aderito dicendo: va bene, in fondo è una cosa che può succedere, se ha bisogno di soldi l'ha fatto, no? Questa specie di cinismo che i genitori vogliono provare a contrastare cercando di dare ai figli qualche cosa che non sia facilmente riassorbibile dal contesto, no? Siamo preoccupati quando mandiamo i figli in un contesto in cui sappiamo che possono essere preda di dinamiche di questo genere. Anche la scuola è un'istituzione, perché il bullismo si fa a scuola? È difficile che la vessazione avvenga tra i vicini di casa, avviene nell'istituzione dove sei stressato, non a caso il nonnismo avviene sotto il militare, cioè in situazioni di istituzione e di stress è più facile che si venga messi alla prova. Allora, siccome i nostri ragazzi vengono messi alla prova, è importante dare loro degli anticorpi rispetto a questo cadere in questo tipo di spirali. E per quanto riguarda, dicevo, invece quegli altri casi che sono quelli della di persone che sono fortemente protese a fare il male, cioè verso comportamenti antisociali, va detto che sono persone che spesso hanno una carriera prima di diventare antisociali, passano attraverso un disturbo oppositivo provocatorio nella fanciullezza, un disturbo della condotta, sono ragazzini che tormentano gli animali, piromani, che hanno degli istinti di distruzione rispetto a delle, hanno dei comportamenti distruttivi rispetto alle proprietà o rispetto agli altri. E per esempio in queste persone è fondamentale riuscire a far distinguere loro la norma convenzionale dalla norma etica e chiaramente ridefinire anche il proprio rapporto con se stessi, e questo sulla base di una teoria situazionale del male è un po' più semplice, perché ti fa pensare che se sei diventato così non è tanto per il grado biologico di empatia quanto per una serie di stress e di difficoltà, e quindi non sei geneticamente cattivo e terapeuticamente si può fare qualcosa. Allora, vediamo un pochino più nel dettaglio questi processi. La deindividuazione è la perdita di responsabilità personale, la ridotta considerazione delle conseguenze delle proprie azioni, e soprattutto, come vedete, c'è un aspetto emotivo anche nella deindividuazione, cioè c'è un indebolimento in base alla deindividuazione di senso di colpa, vergogna e paura, ovvero
si diventa più distruttivi, anche perché colpa, vergogna e paura vengono provate di meno. Sottolineerei soprattutto il senso di colpa, che è l'emozione prosociale per eccellenza. Il bambino diceva mi sento più felice, in realtà evito il senso di colpa, quindi in qualche modo anticipa il disagio dovuto alla colpa. La colpa è appunto l'emozione prosociale per eccellenza. E vi faccio vedere in sintesi questi quattro meccanismi di cui vi ho parlato, eccoli qui se li vogliamo un attimo rivedere in uno schema: la deindividuazione, cioè la sensazione di anonimato; la deumanizzazione, cioè relegare in una sfera subumana un individuo appartenente a un gruppo esterno, considerandolo come un oggetto o come un essere inferiore; il venire meno dell'empatia, il senso di colpa, cioè venire meno di ciò, facilita l'esecuzione della violenza. Perché? Perché se l'altro non lo riconosco come persona, chiaramente avrò meno empatia, meno senso di colpa, in una condizione di deumanizzazione. Il conformismo, quello che di cui vi parlavo prima, cioè il ragazzino arriva a scuola e vede che più o meno si fa così e quindi fa come fanno tutti gli altri. Cioè la tendenza per un bisogno di approvazione, vedete il male e la sua alleanza con la fragilità umana. Chi è più conformista? Chi ha più bisogno di approvazione? Una persona con un'autostima un po' solida, cioè noi promuoviamo il benessere nelle persone, una persona con un po' di autostima avrà meno bisogno di approvazione e tenderà meno al conformismo e ragionerà più con la sua testa. Invece il conformismo è la tendenza ad allineare il proprio comportamento a quello della maggioranza, anche quando la maggioranza si comporta male. Poi c'è una cieca obbedienza all'autorità. Cioè, stavo eseguendo degli ordini. Anche c'è un altro esperimento famoso della psicologia che consisteva nel dare appunto delle scariche elettriche a un'altra persona che fingeva, era tutto finto, non gli dava davvero le scariche elettriche, ma il soggetto sperimentale faceva finta di soffrire e però gli era stato detto di fare così, e quindi anche di nuovo la maggior parte degli esperimenti di psicologia sono fatti su studenti universitari, questi insistevano, nella testa loro stavano dando delle scosse alle persone, ma gli avevano detto che l'esperimento funzionava così e tutti fanno così. Chiaramente erano tutti d'accordo, e però intanto sta di fatto che questi continuavano, vedendo il compagno che si contorceva, visto che l'hanno fatto gli altri, si fa così, lo faccio pure io. E continuavano finché dicono, guarda che forse non è il caso. Ed è un'obbedienza cieca anche quella all'autorità, no? La propensione a sottomettersi agli ordini, anche immorali, di figure dotate di uno status elevato in un determinato contesto. E poi l'ultimo meccanismo, la diffusione della responsabilità, cioè sentirsi meno in dovere di intervenire dinanzi a un'emergenza laddove siano presenti anche altre persone con le quali appunto si condivide la responsabilità, per cui non si fa nulla perché nessuno fa nulla, quindi perché lo devo fare io. Quindi io concluderei dicendovi che a mio parere l'attivazione di questi processi, che sopprime i normali vincoli morali, non ci deve far giustificare l'azione riprovevole, però ci fa guardare forse dal punto di vista psicologico e pedagogico in una direzione fruttuosa. Cioè al di là dell'attribuire la colpa alla persona che si comporta negativamente, possiamo ragionare di più su quali sono i meccanismi che precedono l'azione violenta. Questo perché? Perché si può in questo modo rafforzare a livello psicologico, appunto, specialmente per quanto riguarda i minori, si possono rafforzare perché siano meno proni a questo tipo di meccanismi. E è una conclusione, come dire, adesso sappiamo in che direzione guardare, nel senso che il fatto che adesso lasciamo perdere un attimo l'esperimento, però il fatto che anche nei campi di concentramento ci furono poi azioni eroiche ci fa capire una cosa, che in realtà la psicologia ci può far comprendere alcuni meccanismi, ci può far comprendere alcune predisposizioni, ci può far comprendere quali idee sono più fruttuose per una buona pedagogia, però quello che è il mistero della libertà umana non viene chiaramente svelato. Non, in nessun esperimento si può dare conto del fatto che poi c'è anche chi predisposto fisicamente, stressato da morire, comunque sia
riesce a tirarsi su rispetto alla propria condizione e esprimere un'azione libera e un'azione positiva. Quindi in questo senso è pur vero che, appunto, poi se ci pensate, vi parlavo prima dell'invidia, è vero anche che di fronte al successo di un proprio pari c'è chi gli augura ogni male e c'è chi lo ammira, insomma. C'è uno spazio ampio, i circuiti neuronali e biologici sono gli stessi. Poi in realtà la scelta di comportarsi anche in un modo o in un altro rimane sempre in capo all'individuo. Uno può anche provare l'istinto dell'invidia, questa emozione, però poi un conto è provarlo dentro di sé e un conto è agire. Quindi in questo senso direi che la psicologia non per fortuna non svela poi alla fine fino in fondo quello che è il mistero della libertà umana, perché è vero anche, dicevo, che pure in tutte queste condizioni uno spazio per la libertà rimane. Quando parlavo delle persone antisociali, sono quelle che forse più di tutte sono meno libere, no? Perché è come se avessero perso la capacità di volere, hanno la capacità di intendere, ma il loro volere spesso si conforma semplicemente all'ottenere dei vantaggi anche in maniera compulsiva. E quindi però va detto anche che anche in queste situazioni per noi è difficile curare i soggetti antisociali e gli adolescenti con disturbi della condotta, quindi va detto che purtroppo su 10 che ne curi forse riesci a dare qualcosa di positivo a una piccola parte di loro, non riesci a essere veramente incisivo, però alcuni sono più disponibili poi a questo cambiamento e altri lo sono meno. Chiaramente in questo caso l'intervento psicologico sarà tutto centrato al far ridefinire appunto alla persona antisociale, correggere alcuni errori che fa, tipo di pensare che gli altri siano aggressivi o di pensare che comunque la dominanza è sempre il sistema più vantaggioso per ottenere dei risultati, ma magari ci deve essere tutto un aspetto anche di pedagogia della collaborazione, no? Cosa che spesso magari queste persone nella loro storia di vita non hanno ricevuto. È importante sottolinearlo, perché se sei nato cattivo non c'è niente da fare. Se invece la tua naturale espressività è stata bloccata da una serie di circostanze, possiamo pensare che a livello terapeutico si possa anche un po' avere un margine di intervento anche su casi così difficili. Io concluderei qui e vorrei lasciare il tempo magari per un po' di discussione, se siete d'accordo. Grazie. Grazie. Magari accendendo le luci. Sì, grazie. In fondo, fondo c'è il... Direi che possiamo lasciare uno spazio magari di una mezz'oretta. Sì, ho concluso un pochino prima, perché insomma mi piacerebbe avere un momento di discussione con voi. Se, ecco, vediamo se c'è qualcosa su cui confrontarci. Giovanni, pensionato e avanti negli anni. Anziano di giorni. La ringrazio perché l'ho seguito con grande soddisfazione e di controfitto penso la sua pacata, equilibrata e molto efficace relazione, perché riguarda penso tutti più o meno e la vita quotidiana comunque di tutti. E un grazie anche a Don Silvio che, tenendo presente, consapevole della sua relazione di stamattina, che era profonda, elevata e presentava magari qualche difficoltà, perché lui è un vulcano quando, anche quando parla, e per i concetti che esprime, e poi trattandosi di Apocalisse, allora qui siamo in tutt'altro campo, quindi siamo scesi nella vita proprio pratica nostra, e la sua relazione riguarda tutti. Un'ultima cosa è una considerazione che faccio in relazione a quello che ho ascoltato questa mattina proprio alla radio dalle 4:30 alle 5:30, quando mi capita di essere sveglio, grazie a Dio. Qualche volta sento Ravasi, Gianfranco Ravasi, sono le conversazioni tenute da lui a San Fedele, mi pare si chiama, di Milano, anni 80, anni 90 e poco dopo,
che parlava proprio del presente e quindi implicitamente della quotidianità, citando un autore che non so chi sia, non importa, diceva che il passato è nient'altro che un sogno, il futuro è una visione, il presente è quello che conta. E quando parliamo di quotidianità di chiunque di noi, parliamo appunto del presente. E questo che ha detto lei, in tutto quello che ha detto lei, ci aiuta a vivere meglio il presente. E poi la cosa essenziale, soprattutto per chi crede, perché per chi non crede magari potrebbe non esserlo. E una sola domanda e poi ho finito. Relativamente alla conclusione, siccome con mia moglie e la nostra amica Galla si parlava della libertà, quindi del libero arbitrio, perché questa mattina questo concetto è venuto fuori, libero arbitrio, cioè in che punto i condizionamenti e quindi le limitazioni, beh anche congenite, oppure di educazione, di formazione, di istruzione, di ambiente, eccetera, eccetera, fino a che punto possono condizionare la nostra libertà. Io modestamente ho detto che la libertà non può essere condizionata in nessun caso al 100%, perché anche con riferimento al demoniaco di cui parlava Don Silvio questa mattina, Dio non è ingiusto da consentire che non lo fa lui come Dio, non viola la nostra libertà, è uno dei doni di cui ci ha dotati, pericolosissimo ma bellissimo, no, la libertà, e tantomeno consente al diavolo, per chi crede, naturalmente noi ci crediamo, di limitare, di incidere nelle nostre decisioni. Ciò non toglie che, quello, giustamente come ha detto lei, i condizionamenti possono essere tantissimi, perché uno che nasce, non dico nel Bronx di New York, ma magari nei dintorni o di Porta Palazzo oppure a Napoli o altrove, e penso che abbia meno responsabilità di quanto ne abbia potuto avere io, che sono nato in un altro ambiente o altro, è così. Mi fermo qua. Una ulteriore precisazione. Sì, penso che se posso commentare un pochino quello che lei diceva, cioè quanto le situazioni ambientali, anche insomma, a parte quelle appunto più biologiche, ma le situazioni ambientali possono influenzare lo sviluppo di una personalità antisociale, che era quella di cui parlavo prima. Ci sono degli studi che ci dicono che ci sono delle specificità delle famiglie in cui tendono a crescere ragazzi antisociali. Per dirne alcune, tanto per dare un'idea, ci sono delle ricerche che ci dicono che ci sono 5 caratteristiche distintive di queste famiglie, soprattutto del rapporto tra bambini e genitori. Il primo è la scarsa supervisione, ovvero la trascuratezza. La prima causa di fragilità è la mancanza d'attenzione, perché mancare di attenzione verso un figlio significa dirgli tu non vali, tu non ci sei, non... e significa anche fargli capire che la condizione di dipendenza è una condizione di pericolo, perché se io vengo trascurato, se sono dipendente soffro, ma se mi faccio precocemente indipendente mi metto in una condizione di minore sofferenza. Quindi la prima caratteristica che hanno le persone antisociali è quella di essere stati cresciuti in contesti anche trascuranti, e quindi aver imparato a proprie spese che la sicurezza si radicava meglio in un'autonomia totale, e quindi c'è un primo imprinting sulla relazione umana, come la relazione umana come fonte di sofferenza, non come fonte di benessere, di accudimento, ma quindi come fonte di sofferenza rispetto alla quale armarsi con degli atteggiamenti di grande autonomia. Quindi dicevo, la trascuratezza, ovviamente una disciplina esageratamente punitiva, quindi le punizioni date aggressivamente. Questo è un altro grosso problema. Quando i genitori mi si rivolgono e mi chiedono come aiutare i figli dal punto di vista educativo, come educarli, spesso i genitori anche oggi hanno difficoltà a distribuire
premi e punizioni giuste, e spesso la punizione arriva non tanto quando il bambino si è comportato male, ma quando il genitore è stanco. E quindi c'è un'imprevedibilità a volte anche nel rapporto col genitore. Questo è un altro dei grandi poi mali educativi, perché che succede? Che la stessa azione che magari il bambino o il ragazzo ha compiuto 10 volte, l'11ª volta il genitore impazzisce, lo punisce terribilmente, gli toglie tutto con posizioni dure, umiliazioni, offese, no? Risposte esagerate, che quindi non vengono tanto da il bambino cosa impara? Che non è il proprio comportamento a governare quello che mi arriva, ma è qualcosa di totalmente incontrollabile. E quindi cosa fa il bambino in questo caso? Più che diventare autonomo, diventa coercitivo, cioè cerca di gestire il genitore, cerca di gestirne le reazioni emotive. Quindi il suo comportamento non è più volto a, cioè non è più centrale volto a ottenere premi o punizioni, ma è volto a gestire l'emotività del genitore. Cioè il bambino guarda la madre e il padre, respira, che aria tira, e in base a che aria tira si comporta. Però questo comportarsi in base all'aria che tira non è un buon presupposto per lo sviluppo dell'autonomia e dell'etica, perché è un dire vediamo che aria tira e dopo mi regolo. Quindi è un regolarsi sull'altro e non su se stessi, su quello che si prova. E potrei continuare ovviamente parlando di discordie, litigiosità, rifiuto, scarso coinvolgimento dei genitori nell'attività del bambino. Mi è capitato recentissimamente, proprio la scorsa settimana, di visitare dei ragazzi perché hanno compiuto degli atti di bullismo, perché mi arrivano anche pazienti perché sono stati sospesi a scuola, perché i genitori sono preoccupati, perché hanno degli atteggiamenti aggressivi. E quasi in ognuna di queste situazioni c'è un'assenza di dialogo clamorosa, cioè c'è proprio un'assenza di comunicazione che è pazzesca, cioè in cui veramente ti capita di sentire un ragazzino magari di 14 anni, 13 anni, e ti senti ma da quando tu hai così poco dialogo con i tuoi genitori, e ti risponde da sempre. Ora, è evidente che non è da sempre, perché di solito il dialogo tra genitori e figli, quando il figlio è piccolo, c'è. Però il guaio qual è? È che i bambini da piccoli ti perdonano quasi tutto, perché sono così dipendenti dal genitore che te ne fanno passare anche gli errori educativi. Poi quando diventano un pochino più grandi, un pochino più autonomi, cambiano i rapporti di forza, e a quel punto esce fuori tutto quello che magari hanno subito. Questo non limita la libertà della persona al punto da non essere recuperabile come situazione. Diciamo che quello è un pochino il pensiero a cui io aderisco, quello che vi propongo. Chiaramente ci sono anche opinioni diverse, però l'opinione a cui aderisco è comunque sia, insomma, sono cose poi anche conosciute e condivise da molti colleghi, insomma non è soltanto un'opinione personale. E, si può fare un intervento anche con un ragazzo bullo, cercando di fargli capire le ragioni del suo comportamento, cercando di favorire una visione dell'altro più meno erronea, ridurre quella percezione che l'altro ti sta aggredendo. A me è capitato per esempio il caso di un ragazzo che aveva accoltellato un altro ragazzo sulla base dell'idea che questo l'avrebbe aggredito. In realtà non c'era stato nessun segno che lui potesse essere aggredito, ma era così difeso e così abituato a ragionare in quei termini che in uno sguardo, in un gesto, ha colto l'incipit di un'aggressione che non stava arrivando, e nella sua testa ha reagito accoltellandolo. E qui le domande sono due: uno, perché pensi che gli altri ce l'abbiano con te? Due, perché giri con un coltello? Insomma, quindi il lavoro da fare è grande per spiegare, insomma, un ragazzino che forse non è il caso che forse se un genitore vede un ragazzino si porta dietro un coltello, magari c'è qualcosa che non va. Insomma, non è vero che io una cosa che non credo è il raptus, non è vero che la violenza arriva così, ci sono tantissimi segni, poi dopo arriva l'esplosione. Siamo influenzabili sempre, soprattutto da giovani, no? Sì, ma poi anche, voglio dire, non è che c'è lo scoppio di... Il raptus non è vero, è un'invenzione, è qualcosa che serve a farci deresponsabilizzare. Cioè, vabbè, non esiste nemmeno il mostro in psicologia. Viene prodotta da un'abitudine, l'abitudine alla sofferenza, abituati alla sofferenza. Non so, volevo chiederle appunto cosa ne pensa la psicologia su questo aspetto. Cosa deriva dalla solitudine, dalla sofferenza? Alla sofferenza, cosa genera? Sofferenza dell'altro. Mancanza
e questa riduce la fa scarseggiare l'empatia rispetto all'altro, ecco. Certo, senz'altro la cosa dal punto di vista psicologico ha un profondo senso, perché è come se la soglia del dolore si alzasse tantissimo e quindi si riduce il senso della sofferenza dell'altro, proprio perché ci si è abituati a una soglia del dolore alta. Però anche qui io non vedo una necessità, nel senso che non so se vi capita, io insomma mi piace guardare la televisione, a volte ci sono trasmissioni in cui ci fanno vedere persone che nella vita hanno sofferto tantissimo, non trovano più i genitori, non sanno chi erano i propri fratelli, hanno subito violenze e ancora vanno cercando, dice, ma però mamma, io ti vorrei conoscere, o il fratello o la persona che le ha anche fatto del male, ti vorrei ricontattare perché il tempo è passato e voglio andare. Quindi sono persone che subiscono anche cose incredibili e che però, come dire, riescono a scegliere il bene nonostante tutto. Certamente la condizione della sofferenza, secondo me, veramente è più potente alleato del male umano, è una porta proprio. La sofferenza subita, ma quella incontrata quotidianamente attraverso i mass media, attraverso... Sì, beh, quello che dicevo, no? La scarica di elettricità, sì, perché sulla gabbia fa sì che i topi si aggrediscano, nel senso che se non c'è la scarica di elettricità, li fanno una da parte o dall'altra molto tranquillamente, poi a forza di scariche o aggrediscono l'altro topo oppure si autoaggrediscono, no? Quanti giovani oggi si tagliano, no? Addirittura per ridurre la propria sofferenza si autopuniscono, perché è il tagliarsi riduce il senso di colpa. Stiamo parlando sempre delle stesse emozioni oggi. Pensate che cosa particolare: la persona che si taglia riduce come sentimento quello del senso di colpa, si sente sollevato nel stare male, trova quasi una giustificazione nello stare male. E diciamo che adesso questo con i nuovi studi sui disturbi mentali, l'autolesionismo è diventato un disturbo mentale a sé stante, per quanto è diffuso. Sì, io ascoltandola mi è venuta la tentazione di giocare un po' d'anticipo su quel corso che la nuova Regaldi vuole iniziare, no? sulla scienza, sul percorso della scienza, perché posso avanzare dei dubbi forti sul modo di procedere scientifico in molti casi, ad esempio sull'utilità reale di questi esperimenti che abbiamo sentito, per mettere meglio a fuoco, insomma, questo degli gruppi di studenti che hanno giocato a guardie e detenuti in una situazione dove la simulazione era perfetta, cioè l'esperimentatore si è dato un grande affare a creare una sceneggiatura, insomma, per indurre un'identità ben precisa, no? Con lo stesso abbigliamento, gli occhiali riflettenti, i manganelli, le catene per le guardie, in modo che ciascuno assumesse questo nuovo tipo di identità. E sono andati avanti ben 5 giorni. Quando io penso che in una situazione di salute mentale lo sperimentatore al primo segno di sadismo, di travisamento, avrebbe dovuto fermare immediatamente l'esperimento. E mi sto chiedendo, ma l'umanità da migliaia di anni, da tutte le latitudini, in tutte le condizioni, nelle famiglie, nei singoli e nei gruppi sociali, ma non è un osservatorio incredibile, straordinario per questo tipo di meccanismi? Cioè, non sarebbe meglio sforzarsi di osservare di più ciò che accade piuttosto che non giocare allo sperimentatore? E mi rifaccio anche al discorso dei topi in gabbia, ma è così difficile capire che se io metto 2 creature viventi, magari non hanno la parola, ma sono 2 creature viventi, chiuse in una gabbia, e ci do dentro con scariche elettriche, quelli arriveranno all'aggressività. E se poi ne tolgo uno, guardo un po', scopro che quel povero disgraziato che è rimasto lì e scopre che soffre ugualmente il dolore fisico e il trauma, va in completa depressione. Forse non è così difficile da ipotizzare. Cioè, mi sto chiedendo fin dove e come è il caso di sviluppare e giocare anche con... Beh, questa è una domanda interessante, nel senso che
diciamo, cosa sia attualmente. Tutti gli esperimenti vengono valutati da comitati etici prima di essere svolti, no? Qualunque esperimento, anche psicologico, viene valutato da in questo senso, ed è una sensibilità che si è andata costruendo nel tempo. Quindi sicuramente la storia della scienza è piena di esperimenti crudeli, di esperimenti, diciamo, che hanno dato tanta informazione, ma che sono stati di fatto degli esperimenti, diciamo, fa parte un po' della storia della scienza. Sicuramente attualmente c'è più attenzione appunto ai vincoli etici, devo dire, anche nei confronti degli animali. C'è un grande dibattito sulla legittimità di usare gli animali per esperimenti, appunto, che possano essere anche come questo magari non necessariamente utili. Quello che è straordinario di questo esperimento di Zimbardo non è tanto il fatto che sì, metti le persone, li fai giocare a guardia e ladri e quelli diventano aggressivi, questo si poteva immaginare, viene proprio creato la deindividuazione. Quello che è stato straordinario è stato il livello di violenza che è stato raggiunto in pochissimi giorni da degli studenti universitari miti. E questo, devo dire, ha creato una grande riflessione, cioè ha dato veramente molto da pensare. E cosa succede? È chiaro che si può anche guardare il contesto naturale, ma questo esperimento è appunto del 71, cioè ha 43 anni come me, e voglio dire, e ancora ne parliamo. L'ultimo libro che è uscito, che si chiama Psicologia del male, di uno studioso italiano che si chiama Bocchiaro, si rifà moltissimo a queste teorie, quindi cioè 40 anni dopo ancora ne parliamo, perché comunque è stato straordinario che in 5 sino riuscissero a più affermare la cosa. Quindi sì, sicuramente si poteva prevedere. In questo modo in realtà nessuno lo prevedeva, se no non l'avrebbero nemmeno fatto. Oggi sicuramente non si farebbe, visto che poi tra l'altro ormai tutti ci si fa causa per qualunque cosa, sicuramente nessuno psicologo oserebbe fare una cosa del genere. No, perché anche parlando del conformismo che ci prende, poi ci originenta, no? Anche la scienza ha alle sue forti fasi di conformismo, ecco, e di atteggiamento ideologico e conservatore, per cui ogni tanto insomma rischia di deragliare pesantemente. Beh, la storia della psicologia è una storia costellata di poi gli esperimenti non molto etici. C'era un'altra domanda davanti, però, no? Sì, lei, ecco. Volevo solo precisare, quello che è ancora più angosciante in questo esperimento è il fatto che tutti gli studenti sapevano che era un esperimento, giusto? Sì, è stato straordinario. Quindi pazzesco. Cioè, mentre l'altro erano ingannati, esatto, perché facevano così, quello della scossa, uno così contorceva, no? Invece lì era proprio, sapevano tutto, e dopo, insomma, è stato straordinario, documentato, adesso non ho potuto descriverlo dettagliatamente, però appunto dopo 2 giorni costringere una persona a raccogliere i propri escrementi a mani nude, stiamo parlando di uno studente che fino all'altro ieri incontravi in biblioteca, ti dà l'idea proprio che quanto siamo fragili, no? Quanto lo stress, quanto il fondo non avesse tolto la tavola di bollicino, no? Uno diceva, e se uno non ha da mangiare, fate le cose. Dove vediamo? Sì, lei ci ha dato un po' di indicazioni per capire il male abbastanza pesante che c'è, ad esempio, appunto nei ragazzini, e poi ci troviamo degli adulti antisociali, no? Io volevo chiederle una cosa. Lei si è mai trovata di fronte al male assoluto invece? Perché noi stiamo parlando un po' anche di demoni, l'altra volta abbiamo parlato, c'era l'esorcista, cioè la psicologia rispetto a queste cose, avete aperto una specie di spazio per capire che c'è anche un male che non ha nessuna giustificazione eppure nelle persone c'è, oppure non prendete questo tipo di studi, non lo fate? Allora, il legame tra psicologia e spiritualità, ne stavo discutendo proprio oggi, insomma, proprio perché è una cosa che di particolare interesse, chiaramente non può che essere anche un dialogo fra scienze che non possono sovrapporsi, nel senso che se la psicologia non può catalogare e comprendere quello che è il male morale, nemmeno il male assoluto, men che mai. Quello che può fare la psicologia è, in situazioni di sofferenza collegate a qualsivoglia esperienza di natura negativa, è rafforzare la psiche umana. Questo è l'unico nostro ambito, e chiaramente possiamo anche entrare in tutto ciò. È chiaro che quando incontri un paziente e che presenta un grado di azione antisociale così elevato e così enorme,
la cosa ti può interrogare a livello morale o spirituale, però io trovo fondamentale che ci sia un confine netto tra la disciplina psicologica e tutto quello che sta al di là. Che cosa significa questo? Significa non, cioè, come dire, è proprio una necessità assoluta quella di non travalicare questo confine, perché se si travalica questo confine, sovrapponendo anche le proprie credenze a quello che è il contesto psicologico, si va veramente oltre il seminato, nel senso che non è, è un'operazione comunque sia non legittima. Noi siamo chiamati a rispondere su l'aspetto psicologico, poi quello che va oltre, chiaramente invece è fondamentale non leggerlo, perché non avrebbe senso, diciamo, ci sarebbe una commissione completamente antietica, antiscientifica. Ad esempio, questo esperimento di cui parlate, è strano che a nessuno sia venuto in mente che forse ci sono delle componenti anche esterne, cioè com'è possibile che tante persone buone, normali, siano diventate così malvagie? Non so se no, al di là di averlo intitolato l'effetto Lucifero, perché sì, infatti avete dato anche il nome giusto, come dire, no? Cioè, a parte il nome, esatto, cioè, e poi a parte il nome, chiaramente dal punto di vista psicologico ci si voi deve non fermare. Lo fate questo. No, ci si deve fermare necessariamente, che non significa dire che cioè, la scienza, io credo, ma se posso andare anche oltre, non può essere un tetto per le esperienze umane, non è che è un tetto, insomma, sopra c'è altro, insomma, c'è tutt'altro, ed è importante che, anzi, che dal punto di vista poi strettamente procedurale o teorico non si dica né sì né no, perché sennò si va veramente... Cioè lei lo mette comunque come ipotesi che ci sia qualcosa, lei come donna che lavora in questo campo. Questo è un discorso, nel senso che cioè, non esiste una psicologia in cui tu possa trasportare le tue credenze, poi le credenze personali sono credenze personali. Uno deve essere assolutamente in grado di depurare il setting dell'intervento da quello che come persona uno crede che può. Ovviamente gli psicologi hanno chiaramente, come tutti quanti, diversi sistemi di credenze, no? Cioè, gli psicoterapeuti che hanno dei sistemi e altri che ne hanno altri. La cosa fondamentale invece è esserne consapevoli, cioè sapere che al di là di quello che io penso e sento, quello che devo fare deve essere conforme a delle regole molto molto chiare, perché altrimenti ci si è commistione, e la commistione credo che sia veramente nemica del benessere e della salute delle persone. Così come non mi piace, a volte mi succedono tante commistioni, non solo questa, a volte i genitori per esempio si rivolgono a me e mi dicono qual è il modo psicologico giusto di... Dico, beh, ma tu non sei lo psicologo, no? Sei la madre, sei il padre. Cioè, secondo me è importante che ognuno rispetti il suo ruolo. Il psicologo deve fare lo psicologo. Il genitore, a mio parere, per esempio, deve fare il genitore. Quando mi dicono, ma è giusto che gli ho fatto che... Guardi, quello che è la sua linea educativa non la posso discutere. Io posso dirle dal punto di vista psicologico cosa produce e cosa comporta. Poi, se lei ritiene opportuno non dare il cellulare a suo figlio fino al primo liceo o darglielo in terza elementare, io posso dire da psicologa quello che succede. Poi la scelta... Cioè, è importante, invece, secondo me l'umiltà è la prima cosa per noi, cioè non scavallare. Sì, sì, no, non tanto, scusi, nei confronti della persona reale, ma dentro di lei. Forse perché a me è successo di dire qui, oltre qui, io non riesco a capire. Ma certo, c'è quotidianamente. C'è qualcosa di più grande che mi sfugge, sì. Quotidianamente ho la sensazione che le cose più importanti mi sfuggano, e dico sempre che io sono, che ognuno di noi psicologi e psicoterapeuti è responsabile del proprio intervento e della propria professionalità. Poi quello che accade, nel senso che cioè, noi curiamo, poi cosa sia in grado di guarire la persona o no, certamente non ce la mettiamo. Noi siamo, sì, dico sempre, responsabili di quello che facciamo, ma di quello che succede no. C'è una domanda, un po' di tempo. Sì, io volevo chiedere, lei ha detto se uno nasce geneticamente cattivo c'è poco da fare. Se uno nasce geneticamente buono si possono attuare tutta una serie di comportamenti per evitare che diventi cattivo. Ecco, ma c'è qualcuno che sta studiando come fare a capire se uno è nato geneticamente cattivo? Sì, sì, certo. Mi riferivo proprio agli... Allora, il discorso qual è? Io dicevo, se una persona è, tra virgolette, geneticamente buona o cattiva, in realtà c'è poco da fare, perché da psicologo che fai? Fare la terapia genica, no? Quello che noi possiamo fare è intervenire sugli scopi e sulle credenze dell'individuo e aiutarlo con una certa metodologia. Quindi quello che dicevo era un po' tra virgolette polemico verso una visione troppo riduzionistica
dell'empatia a circuiti del cervello, attivazioni del sistema limbico, espressività genetica, perché se si affronta il tema a questo livello effettivamente rimane poco spazio per la libertà umana, a questo mi riferivo. Certamente ci sono degli studi, quello che citavo prima, appunto Simon Baron Cohen, ma tanti studi psicologici sono volti proprio a vedere questi circuiti dell'empatia, se siano espressione di anche di caratteristiche genetiche. Sì, c'è studio. Ma tanto ogni tanto esce fuori il gene di qualcosa, no? No, perché se diventano poi fattori di tipo genetico, anche una responsabilità per un'azione malvagia deve essere vista in un modo diverso rispetto all'altro caso. Sono certo. Delle implicazioni completamente diverse. Certamente, ma appunto è un riduzionismo probabilmente che non ci aiuta veramente a comprendere, perché ogni tanto appunto esce fuori il gene della creatività, il gene della fantasia, e se è tutto ridotto così, appunto la libertà umana non ha più molto spazio. Ecco, invece un'altra cosa velocissima, ma voi come psicologi, come associazione di psicologi, eccetera, fate qualcosa per educare in quegli ambienti che più che altri possono condizionare uno che è nato buono a diventare cattivo? Ovvero chi insegna a certi genitori ad educare correttamente i figli? Allora, un tempo erano i genitori dei genitori, no? Cioè, fino all'altro ieri, io non credo che mia madre, che è nata negli anni 40, si sia rivolta a uno psicologo. Mi ha educata come più o meno, probabilmente, era la sua percezione. Ora questo è finito. Nella nostra società postmoderna, la vera domanda è che c'è una tale frattura tra le generazioni, è stato talmente rotto il patto generazionale, che il problema dei genitori di oggi è che tendono moltissimo a rivolgersi agli esperti, sia in forma proprio, come dire, no, andando agli incontri, sia su internet ovviamente, sia sui libri di autoaiuto. E questo è straordinario. Abbiamo fatto una ricerca proprio come centro di, insomma, nel secondo centro di terapia cognitivo interpersonale che dirigo. Abbiamo fatto una ricerca somministrando una serie di questionari a dei genitori. E ci è uscito fuori che una consistente parte dei genitori non è certa che il proprio metodo educativo sia all'altezza dei tempi. Cioè, non sanno se quello che insegnano è giusto o no. Come dicevo, vorrebbero insegnargli magari la condivisione, ma gli servirà imparare la condivisione? Non è che gli sto facendo un danno, forse lo dovrei crescere ipercompetitivo per resistere nella vita. Quindi, prima di tutto, non sono certi i genitori di quello che insegnano. E poi, diciamo che praticamente la quasi totalità degli intervistati, per sapere come regolarsi, si rivolge ad altri genitori, cioè c'è un'educazione tra pari, non è stato spezzato il patto tra le generazioni, quindi i genitori si confrontano anzitutto tra pari, cioè la peer education non lo fanno sui ragazzini, è strano, no, che la facciano attualmente i quarantenni, però è così, cioè i quarantenni fanno peer to peer, pari a pari, della loro educazione alla genitorialità. E almeno un terzo dei genitori nella vita si è rivolto fisicamente a un esperto, che è tantissimo. E noi che cosa possiamo fare in tutto ciò? Io credo anzitutto restituire ai genitori il ruolo dei genitori e comportarsi da consulenti e da esperti. Cioè anche lì è fondamentale il senso del limite, cioè ricordare che il genitore è genitore e quindi ha un ampio spazio di discrezionalità educativa. Noi possiamo farli da consulente. E per quanto riguarda la penetrazione dello psicologo nella società, beh, purtroppo il periodo che stiamo attraversando ci dice che siamo sempre di meno, no? Nelle scuole, chiaramente con i tagli che ci sono, consideri soltanto che alcune delle riflessioni che ho fatto attorno ai soggetti antisociali le ho fatte perché grazie a una ricerca svolta nelle carceri, tra gli aggressori sessuali in particolare, che sono proprio, ho fatto diverse pubblicazioni su questo argomento che è particolarmente interessante dal punto di vista dell'antisocialità, e proprio in quel periodo molti degli psicologi che lavorano nelle carceri sono stati sostituiti da counselor, educatori, da figure meno professionistiche, cosa quanto mai negativa. Quindi voglio dire, purtroppo da questo punto di vista ci sono altre regole e battaglie politiche che andrebbero fatte, però pure lì si cambia un po' argomento.
Quindi certo, quando il genitore viene a fare, noi facciamo ovviamente tantissima formazione anche gratuita, perché vogliamo farla, perché se però appunto te la devi quindi avere una tua professione e poi consentirti delle incursioni nella formazione, perché a viverci non ci si vive. Penso che adesso abbiamo tolto anche lo psicologo dalle scuole, eppure le leggi più interessanti sarebbe proporre lo psicologo di base proprio nello studio del medico di base. Di idee belle ce ne stanno tante, ma senza le risorse, diciamo, rimangono a volte dei vorrei. Io voglio solo una domanda abbastanza semplice, magari anche implicita nella sua relazione. Cioè, lei ha parlato di empatia, quindi come accoglienza dell'altro. Ecco, io dico, allora, se l'educazione è una competenza proprio del genitore, che poi magari si rivolge allo psicologo, cioè dovrebbe esserci nel genitore questo amore connaturato verso il bambino. Quindi questa empatia dovrebbe essere sostenuta dall'amore. Ora, l'amore può essere considerato un criterio fondamentale alla base dell'educazione. Certo. Quindi non sì. Dovrebbe avere limite. Sì. Perché... È che non basta il problema. Nel senso che tutti i genitori che si rivolgono allo psicologo, no? Ma non soltanto, io devo dire anche al di là di quelli che, chiaro che chi si rivolge allo psicologo perché ha una difficoltà con il figlio sta investendo risorse, tempo e quindi evidentemente ha una grossa cura per il figlio. Però voglio dire, al di là di questo, quello che io vedo attorno è una generazione di genitori che amano moltissimo i propri figli, li amano tanto. Perché in tempi di precarietà in cui diciamo non c'è più molto di solido, perché è difficile che oggi i giovani adulti possano pensare di avere quello che hanno avuto le generazioni precedenti, cioè tendenzialmente una casa, un compagno di vita, diciamo una città di residenza. Attualmente diciamo, i giovani cambiano 2, 3, 5 case, 5 partner, 10 volte città. In queste condizioni di cambiamento totale, alla fine che succede? Che l'unico parametro di adultità è il fare un figlio, perché il lavoro non si sa se lo trovi o non lo trovi, laurearsi non vuol dire nulla, sposarsi puoi sempre tornare indietro, però invece il figlio viene percepito come un parametro di adultità raggiunta e anche come proprio il collettore emotivo dell'investimento genitoriale. Quindi i genitori adorano, amano i propri figli. Il punto è che non basta questo, e che anzi a volte i figli diventano dei dispensatori di affetto per il genitore, diventa un investimento sicuro, un modo per colmare certi vuoti. Sì, e questo si realizza per colmare la precarietà, secondo me, più che i vuoti, nel senso che nella precarietà generale in cui oggi ci sono, dove non ci sono, il figlio rimarrà figlio, quindi investo lì affettivamente e da lì ricevo. E questo è un grosso problema, perché mette il figlio sullo stesso piano del genitore e lo adultizza, cioè viene creato un rapporto di reciprocità tra genitore e figlio che va a sostituire il rapporto che prima veniva immaginato come un rapporto almeno inizialmente a senso unico, cioè di accudimento. Invece adesso viene enfatizzata molto la reciprocità e anche la reciprocità dei ruoli, cioè in cui non c'è una distinzione, cioè questa fine del patto tra le generazioni produce anche una specie di appiattimento e di trasgressione dei piani, per cui di solito il figlio che è iperinvestito emotivamente è anche adultizzato. Quindi diciamo che il problema non è tanto che non c'è amore, è che non basta, e che a volte anzi diventa un amore in cui il genitore chiede al figlio un'esagerata reciprocità, cioè non lascia libero, ha difficoltà a dare al figlio e poi lasciare che il figlio appunto non sia fino in fondo proprio figlio, ma sia proprio nel mondo, e che quindi debba poi... Senti, io due domande. Dunque, io ho capito all'inizio che parlavi di principio di vita e di principio di morte. Le persone come il Kolbe che accettano di rinunciare alla propria vita, quindi in un certo senso negano il principio di vita oppure lo traducono in un'altra forma. Ecco, poi la seconda domanda è questa. Circa
la componente spirituale all'interno della spiritualità, il fatto che una persona possa avere un rapporto con Dio, no? Mm-hmm. Cioè io mi chiedevo, il fatto che uno riceva il battesimo si esprime in una maniera in qualche modo tangibile nella psicologia, ma forse, visto che tu dici, no, che non possiamo sovrapporre delle nostre credenze alle persone con cui voi dialogate come psicologi, la domanda potrebbe essere posta nei termini: se una persona prega e lo psicologo interpreta questa cosa come un'effettiva relazione con una persona che potrebbe essere trascendente, oppure è una specie di fantasia così che funziona come una qualsiasi altra fantasia, perché tu, che ne so, pensi di esprimere l'amore che provi per l'attrice che hai visto sullo schermo e tutte le sere ne mandi un bacino, non so per dire, no? Allora, benissimo Riccardo, mi hai fatto due domande incredibili. Poi mi sai che su queste cose mi appassionano. Allora, la prima domanda in realtà è quella riguardo a cosa succede quando una persona rinuncia alla propria vita, e che cosa vuol dire che non ha l'istinto di conservazione. Paradossalmente la risposta è un pochino più semplice, mentre la seconda domanda è molto complessa. La prima risposta è che certamente no, in quel caso c'è un amore per la vita che va oltre se stessi. Il discorso è perché lui muore per salvare un padre con dei figli. Quindi l'idea è che l'amore per la vita non si esaurisca nell'amore per la propria vita, ma diventa un amore per la vita dell'altro. Per il bene, quindi c'è una trascendenza rispetto ai propri scopi conservativi, ma non è un'autodistruzione quanto una riconoscere come dire, anche nella propria vita qualcosa che non è tuo, qualcosa che quindi che non si esaurisce con te, ma che riconosci anche nell'altro come valore. E per quanto riguarda la domanda sulla spiritualità, faccio un accenno, perché per me questo è un tema veramente molto interessante. Se dal punto di vista psicologico come consideriamo il rapporto con Dio, ci sono ovviamente varie scuole di pensiero, però qui preferisco espormi e dirti come la penso. Sicuramente alcuni classici della psicologia pensano che il rapporto con Dio sia un rapporto non con una persona, ma sia una sorta di illusione, un'illusione di parlare con qualcuno che in realtà non c'è, e quindi può essere connotato negativamente. Anche se diciamo che la psicologia, almeno bontà degli psicologi, mai ha ritenuto la religione come un delirio, addirittura, perché se tu pensi che da ateo che parli con una persona che non c'è, dice, beh, allora quella persona delira. Questo non è mai stato detto, non si è mai arrivati a tanto, perché quantomeno c'è talmente tanto la condivisione di quello, diciamo, il male ha un'attrattiva sulla persona, nel senso che se non altro perché ha una sua seduzione, ovviamente, il fatto di far prevalere i propri bisogni. Non troppo, perché magari uno può anche nel cuor suo dice essere attratto, però questo manifestare apertamente sentimenti di amore, di stima e cose, questo è un fatto che mi... Beh, di amore più che di stima, no? Di amore e di amore riguardo... direi più che di stima, a me quello che ha colpito... Per esempio, nel caso appunto della prostituzione minorile, è la normalizzazione più che l'enfasi. Non c'è stato mai che hanno fatto bene, quanto è, non so se hanno fatto bene o male, però capisco. Questo forse in questo momento è il meccanismo che più, al di là dell'isteria, no, che può portare una persona X a innamorarsi del detenuto Y, che magari è una forma proprio di dipendenza affettiva, di istrionica, a cui magari non corrisponde poi a una realtà. In realtà quello che trovo incredibile è questo fenomeno di cinismo diffuso, cioè il fatto che di fronte a una persona che dice, non so se avete visto le interviste, io di fronte al fatto che desideravo tante cose e potevo solo prostituirmi per ottenerle, ma la cosa clamorosa è quello che hanno detto i coetanei, cioè sì, si capisce, in effetti, se tu vuoi ottenere delle cose o spacci o ti prostituisci se non sei ricco. E quindi siccome quelle cose sono importanti, si comprende come mai lo hanno fatto, cioè c'è stato un vasto gruppo di adolescenti che non ha trovato sorprendente. E io credo che i ragazzi di oggi vivano una specie di anestesia emotiva, non so bene a che cosa possa essere dovuta, forse anche all'enormità delle esperienze che fanno. Dicevo,
questo essere sempre esposti anche a emozioni forti, un pochino anestetizza, e poi ovviamente il dio denaro è l'altro corno della questione. Ho fatto una lezione in cui ho chiesto a degli studenti: secondo voi quanto c'entrano i soldi in questa storia? Tantissimo, nel senso che diciamo che questa è una gratificazione che chiaramente è stata portante, quindi viene dato un enorme valore al denaro e al consumo. E nello stesso tempo a volte mi domando se non sia che stiamo crescendo una generazione di bambini iper esposti a emozioni forti sempre. Pensiamo una cosa, un tempo i bambini non frequentavano gli stessi luoghi dei genitori, oggi i bambini vengono portati dietro in qualunque circostanza, viaggi in aereo, utilizzo degli stessi tablet che usano i genitori, immersione nella realtà virtuale, quindi una serie di emozioni forti a cui i bambini vengono esposti da subito, come se questo potesse produrre una certa callosità emozionale, come se ti si forma un callo, perché a forza di provare tante cose, poi anche salire su, cioè anche fare una cosa assurda, forse è l'unico modo di provare qualcosa. A volte questo lo trovo una tendenza un po' da contrastare. Il bambino è come ha un sistema delicato di funzionamento, esporlo esattamente alla stessa vita dell'adulto non è una cosa senza rischi. Penso a una cosa, no? Quando forse dai 40 anni in su, quanti di noi a 10 anni avevano già preso l'aereo 3-4 volte? Nessuno. Invece i bambini adesso sì. Li vedi nelle sale d'attesa, li vedi in discoteca, dappertutto, in ristorante, anche il bambino piccolissimo portato subito fuori, subito in giro, si abitua proprio da subito a un'esposizione a emozioni, esperienze, cioè come se... E questo produce nella migliore dei casi una specie di callosità emozionale, nel peggiore dei casi produce proprio un'attiva ricerca di sensazioni, come se a quel punto per provare qualcosa devi buttarti col paracadute, se no non senti nulla. Questa è una specie di anestesia emozionale che riguarda le generazioni attuali, gli sport estremi, le dipendenze, no? Nascono un po' sulla promiscuità sessuale, nascono un po' su questa base di ricerca di sensazioni forti. Anche i modelli che ci dei media, io vedo che ormai i modelli negativi, in prima serata vedi delle cose che una volta te le sognavi, io e mio figlio, anche il telegiornale ormai è diventato il mix esplosivo è modelli... per esempio di grande successo economico, bellezza, e dall'altro il renderti conto che non li puoi ottenere. Cioè ti viene proposto un modello che, come dire, di fatto non è accessibile, perché un certo anche tenore di vita, cosa succede? Un ragazzino da 0 a 20 anni vive a casa dei genitori, in qualche modo gli viene garantito, se il maestro ti mette un brutto voto ci vado a parlare io, sono lì per proteggiamo, così... Poi che succede? Che a un certo punto i ragazzini si svegliano da questa condizione e si rendono conto che non possono andare a vivere da soli, che non hanno una lira, che non possono fare un progetto. E quindi quello che trovo che sia particolarmente pazzesco è il convivere di un modello che viene fortemente presentato come vincente e di fatto invece una possibilità di finire marginali molto elevata, però è una marginalità che la persona non accetta. Nel senso che se mentre, diciamo... Se tutto il valore viene attribuito al successo economico, al fare tante esperienze, il non averlo diventa un disvalore, una piaga, capito? E quindi questo secondo me produce anche tantissime reazioni rabbiose, vandaliche ai giovani, no? Perché i ragazzi si mettono il cappuccio e sfasciano tutto, pure perché si rendono conto che quello che vogliono non lo avranno mai, e allora è tutto sbagliato, no? Una delle tante secche in cui cadono. Dottoressa, rispetto a quello che dice questo signore. Deve partire alle 6 dalla stazione, meglio che non lasciamo andare. Grazie.